Sanremo. Pochissimo, pochissimo dell'inizio dell'ultima serata del Festival della Canzone Italiana, abbiamo qui nella nostra postazione di Radio Bruno Moreno. Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui. Come stai vivendo questi ultimi istanti? Ma sono comunque soddisfatto, perché ieri ero un pochino emotivamente provato nel pensare se potessi arrivare a concludere questo sogno o meno. Sono felice di poter dire di essere nella finale di questo 65esimo festival, già un piccolo raggiungimento è arrivato e quindi sono contento. Sei piaciuto a tutti, a livello proprio trasversale di generazioni. Secondo me la cover anche di Celentano ci ha messo lo zampino, e la tua eleganza sul palco, eh. Caspita, due punti. Sì, penso che a livello personale, non per dire sai, ho fatto questa cosa, però il freestyle sul palco dell'Ariston era una cosa che mi volevo togliere proprio a livello di soddisfazione personale, è riuscito. E penso che è una cosa che forse mi ha dato un po' di turbo rispetto a soltanto aver fatto la performance iniziale, così da far vedere anche quanto posso essere trasversale, da comunque aver fatto un pezzo dove c'erano delle note, ad aver fatto comunque il freestyle, una canzone, e addirittura aver vinto una batteria con una canzone, la mia prima vincita con una canzone. E niente, poi secondo me comunque, riguardandomi le tre esibizioni, perché non posso vederle in diretta, mi riguardo dopo, sono state tre buone esibizioni che comunque mi aiuteranno a migliorarmi per poter arrivare stasera bello carico. Bello carico, quindi davvero in ultima domanda, gli ascoltatori vogliono sapere soprattutto la domenica che cosa fanno i cantanti. Dormite, continuate a rilasciare interviste oppure partite, andate via da Sanremo? Ma di solito si dice la domenica è sacra, no? Magari si utilizza un po' il tempo per stare in famiglia, si prova almeno. Io mi ricordo che ai tempi, quando avevo la possibilità di stare comunque a casa con i miei, era bello vedere i miei che preparavano il classico pranzo. Ma non so se ce la farà in questa domenica specifica dopo il festival. No, questa no, abbiamo già degli appuntamenti domani, che so che fra colleghi che non si dice chiaramente, quindi anche domani davvero. Sì, qui domani, però magari la cosa che mi farà piacere è che so che comunque domani è finito il festival, finiti gli appuntamenti, ritornerò a casa sicuramente, quindi i miei mi vedranno, sono contento, perché già da lunedì inizierò con i firmacopie in giro per l'Italia. Forse mi sarà consegnato il disco d'oro, che visto che c'erano state le feste e quant'altro, lo sto aspettando, che magari dopo il festival sarà un pochino coccolarmi con questo regalo. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie mille, buon San Valentino e buon festival a tutti. Ma anche a te, grazie. Ma ciao. Grazie. Ciao, ciao amici di Radio Bruno. Bravo. Radio.